Nino Sanfilippo, coach della Pallacanestro Avellino e Ribellizzi, roster salernitano impegnato in C-Gold, è soddisfatto di come i suoi team stanno affrontando i loro rispettivi campionati. Non è invece affatto soddisfatto del movimento della palla spicca in città. Secondo il trainer avellinese, è in decadenza negli ultimi anni, non ha prodotto nulla di buono, sia sotto il profilo tecnico che quello dirigenziale. Bene, bene, da tutti e due i campionati stanno riservando quello che ci aspettavamo. Giochiamo praticamente con la stessa squadra, più tre senior, cioè l'under 19 della Pallacanestro Avellino impiegata in forze nel campionato di C-Gold, che quest'anno sembra abbastanza più difficile degli annate passate, e i ragazzi si stanno distinguendo per impegno e serietà e devo dire la verità, anche sforzo. Ma sì, è la naturale conseguenza di una sparizione come quella della società più importante della provincia, che era la Scandoni Avellino, e anche un'idea buona come quella del Basket Club, che nasceva come società satellite per far giocare i ragazzi del settore giovanile, adesso stenta un po', perché il settore giovanile della Scandone negli anni ha prodotto praticamente zero. E quindi non ci sono giocatori, molto semplicemente non ci sono giocatori e non ci sono professionalità dirigenziali, ci sono pochissimi allenatori giovani e quindi diciamo che la produzione di quello che deve essere il settore giovanile più importante è stata quantomeno discutibile. Nonostante una stagione travagliata per la Delfa e Savellino, Sanfilippo crede che il roster di coach Benedetto possa strappare la salvezza nel torneo cadetto. Ma penso di sì, il campionato di Serie B mi sembra un campionato, da quel poco che vedo, devo dire, non seguo molto la Serie B, da quel poco che vedo di che ho visto, mi sembra un campionato che negli anni ha visto il proprio suo livello abbassarsi in maniera abbastanza netta, ma questa è una cosa che sta succedendo da un po' di anni a questa parte. Credo che sia necessaria una riforma dei campionati, perché lo dicevo l'altro giorno con un tuo collega di Caserta, immaginare di avere di due gironi e 64 squadre di Serie B secondo me non fa proprio il bene del movimento, soprattutto perché semplicemente non ci sono abbastanza giocatori, quindi ridurre il numero di squadre per provare ad alzare il livello.